Buona serata a tutti, eccoci qua con la nostra diretta quotidiana a supporto della proposta di una amnistia o di un indulto o comunque qualche misura urgente che vada a ridurre la popolazione carceraria per via del grave diffondersi del coronavirus nelle carceri. Come vi dicevamo, Rita Bernardini, dopo 34 giorni di sciopero della fame, ha ottenuto l'inaugurarsi del dialogo con il Premier Conte, che ha finalmente accettato di vederla e di discutere con lei della situazione, portandola anche agli occhi del Ministro della Giustizia. Questa sera abbiamo un ospite che siamo veramente fieri di avere perché è una persona che stimiamo molto e che si batte come un leone per i detenuti tutti i giorni nella quotidianità, oltre ad essere pure lui un ex detenuto. Proprio lui è uno di quegli esempi, come poteva essere Fabrizio Maiello, che abbiamo sentito qualche sera fa, uno di quegli esempi dei percorsi straordinari che può fare una persona di cambiamento, di reinserimento, di nuova vita, passando dal delinquere al fare il bene della società e aiutare gli ultimi. Quindi è con grande piacere che salutiamo Pietro Ioia. Ciao Pietro. Grazie di essere venuto qui. Io ti chiederei come prima cosa, perché magari qualcuno non ti conosce, di raccontare due parole sulla tua storia, cioè dire chi sei tu e appunto qualcosa su questo tuo grande percorso di cambiamento. Traficante di droga degli anni 80, uno che si è fatto 22 anni di carcere, 16 li ho fatto di fila, dopo che sono uscito dal carcere ho deciso di dedicarmi ai detenuti, perché ne ho visto di tutti i colori in carcere, come sappiamo già come sono le nostre carceri. E ho deciso, ho aperto un'associazione che si chiama Ex Donne, ex detenute organizzate napoletane negli anni 98, esattamente 2000, e mi sono dedicato alla violenza nelle carceri, perché sono stato uno che ha subito le violenze nelle carceri. Ho provato la cella zero, quando ho preso botte quando iniziavo a protestare, trasferimenti. Ho fatto 15 anni di attivismo per i diritti dei detenuti. Dopo 15 anni di attivismo, una ragazza, una studente, dopo che era stato approvato che, dal Consiglio Comunale che ci voleva un garante comunale a Napoli, una ragazza, una studente venne da me, cose che io non pensavo proprio di poter fare, di poter fare un'istanza, una domandina. E questa ragazza mi disse: "Senti, io ti faccio io la domandina per il Comune di Napoli per la nomina a garante." Io in primo momento non ero troppo felice, perché stavo bene come stavo come attivista per i diritti dei detenuti, e alla fine lei insistette e me la fece. E dopo 2 mesi il sindaco mi chiamò e mi disse: "Pietro, abbiamo letto la tua storia, il tuo attivismo, nel frattempo io avevo scritto un libro, Cella Zero. Stavo quasi tutti i giorni fuori a carcere, ero entrato pure nelle carceri con i radicali, già continuavo a visitare, poi all'improvviso non mi piaceva entrare più. E il sindaco ha deciso di farmi garante. Tutti i giorni sto a contatto con i familiari, non
c'è giorno, non passa giorno che i familiari non mi chiamano, no? Poco fa, pure 10 minuti fa, mi hanno chiamato per i loro carcerati. Sappiamo bene, ragazzi, ormai ve lo dico bello papello papello, i carceri fanno schifo. Stiamo attraversando un periodo drammatico con i carceri. Poi è subentrato questo Covid-19 e abbiamo delle persone, esseri umani, che la maggior parte si sentono abbandonati, hanno paura di quello che può succedere, che può avvenire loro. C'è stato lo stop dei colloqui. Fortunatamente collaboro con l'altro garante, Samuele Ciabriera, che è abbastanza pure bravo, anzi più bravo di me. Ed eccomi qua, ragazzi. Sono il telefono sempre acceso per tutti i familiari, H24, come dice mia moglie, lo ripete sempre mia moglie, H24, qui non si dorme più, non si fa una vendichella. Purtroppo io da ex detenuto non mi sento di spegnere il telefono, non mi sento di dire fammi un'email che poi io ti rispondo. No, sono un detenuto diretto, sono un detenuto della strada. Sono un detenuto, no, scusatemi, sono un garante diretto, un garante della strada, un garante del popolo. Ecco, come l'ho dichiarato ieri nell'inviato di Lucia Annunziata, che andrà in onda domenica, in mezz'ora da Lucia Annunziata. Ah, sì. Perché sa, abbiamo fatto l'intervista perché non tengo nemmeno un ufficio. Ho due collaboratrici, ma non ho un ufficio. Ancora me lo devono dare, è un anno. Questo mese ho compiuto un anno che sono garante, non ho un ufficio. Allora a questo punto mi reputo un garante di strada, sempre a disposizione dei familiari e dei detenuti. Vado spesso nei carceri, 2 o 3 volte a settimana, assieme al mio collega Ciandriè. E niente, ragazzi, io sto qua a fare le mie domande. Sì, ma ecco, adesso questa situazione lì nella città di Napoli, com'è attualmente la situazione delle carceri a Napoli? Cosa ci puoi dire, soprattutto con questo coronavirus, com'è la situazione? Nel carcere di Poggioreale, che è il più affollato d'Europa, abbiamo avuto un picco di 110-120 casi di coronavirus. Cavoli. Poi i medici hanno fatto tamponi, screening a tutto il carcere. Fortunatamente, sfondendo 2 padiglioni vuoti dove hanno messo quelli là che avevano preso il coronavirus, da 110 siamo scesi a 14 positivi. Appoggio reale, cosa da non credere. Sì. Mentre invece a Secondigliano il picco sta aumentando giorno per giorno. Noi stiamo a 60, 55-60 positivi. Sto avendo telefonate e chiamate da Secondigliano per il coronavirus e non da Poggio reale. Secondo te la gestione delle carceri dell'emergenza virus è all'altezza oppure non riescono a stargli dietro alla cosa? È troppo grave la situazione per essere controllata. Fuori abbiamo difficoltà, questo dicono i medici, quando parliamo dei casi nelle carceri. I medici dicono: Pietro, noi da fuori ci sono difficoltà, figuriamoci dentro. Certo che hanno difficoltà, però quello che mi ha sbalordito è stato il carcere di Poggioreale, che è un carcere con 2.000 detenuti, a avere 14 positivi, insomma. Grazie a Dio, è un bel risultato su Poggioreale, mentre i carceri più piccoli, molti più piccoli di Poggioreale hanno casi più alti di coronavirus. Ma la gestione di questa pandemia è difficile da gestire perché non si sa nemmeno come combattere, poi ci vuole lo spazio, cose che nelle carceri purtroppo, come li chiami tu? Umberto. Umberto, Sì.
Umberto, cosa che nelle carceri lo spazio non ci sta. Eh sì. Il detenuto sul ristretto. Certo. Noi ce la siamo visto brutto con la prima pandemia, Eh sì. perché ci sono state le rivolte, abbiamo avuto 13 morti. Infatti volevo chiederti di raccontarci qualche cosa sulle rivolte. Tu come hai vissuto tu da garante, da ex detenuto, questa situazione così drammatica delle rivolte? Ma la verità è che io l'ho vissuto, ti dico la verità, io quando andavo a trovare i detenuti nel carcere, perché noi come garante abbiamo due probabilità. Una è di andare a trovare i detenuti nei padiglioni, visita, questa si chiama visita ispettiva, e un'altra è quella che loro ci fanno le domandine e noi siamo in una stanza degli avvocati, dei magistrati e parliamo con i detenuti. Io il primo lockdown, devo dire la verità, siamo stati tutti preoccupati perché non sapevamo niente, non conoscevamo niente. I detenuti erano allarmati, poi è successo che hanno chiuso i colloqui all'improvviso, senza avvertire né i familiari né i detenuti. È da lì che è partito la rivolta, perché si sono sentiti abbandonati a casa. Porca miseria, qui non ci fanno vedere i familiari, qua ci sta tutta parte, che sta succedendo? Ci vogliono ammazzare. Questo è stato il primo pensiero dei carcerati. E questo pensiero a me lo dicevano, perché a me, quando vado nei carceri a trovare i detenuti, mi vedono come un fratello, mi vedono come uno di loro. A me, la frase che mi dicono spesso, mi dicono, dietro a te è inutile che te lo spieghiamo, tu già sai, tu già sai. E ragazzi, già so, però sono anni che non vado nei calci. Sì, però tu già sai, già sa. Ecco, e allora fortunatamente c'è una collaborazione con i calci, c'è una rete con i direttori, con i comandanti, per esempio sui casi di persone che vanno in depressione, detenuti che poi spesso vanno in depressione, minacciano i familiari che si vogliono impiccare. Allora noi abbiamo questo feeling che loro magari ci avvertono, e io sia io che il professor Ciambiero li andiamo a trovare per rianimarlo un po', per vedere, perché non è che uno magari si impicca, lo salvano ed è finita là. No, bisogna starci su questo detenuto. Bisogna vedere chi si è impiccato, perché ha tentato di impiccarsi. E allora è bene che a uno da fuori, come noi, che va, qual è successo, il problema, ma andiamo a parlare con tua moglie, con tua mamma, non ti preoccupare, se ti manca questo te lo facciamo recapitare noi, e insomma facciamo pure questo tipo di attività per i detenuti più deboli psicologicamente. È importante, sì. Facciamo pure questo, sia io che il professor Ciappi. Il secondo lockdown è stato meno pauroso del primo, perché abbiamo fatto un po' di esperienza sul primo lockdown. Allora è stato un po' meno traumatico, cioè già sapevano i detenuti, abbiamo detto ai direttori, prima di sospendere i colloqui, mettete le locandine nelle sezioni, in modo che voi avvisate il detenuto, magari passatemi a me qualcosa per dire ai familiari che io ho posto sulla mia pagina, e i familiari vedono tutti che dal 28 non si va più a fare i colloqui, sono sospesi i colloqui per il lockdown. Ecco, ci siamo organizzati un po' meglio, ce la siamo vista meno brutta della prima volta. Siamo stati anche nei carceri dove si stavano scoppiando altre rivolte e siamo andati a dialogare io e il professor Ciambriello per calmarlo. E siete riusciti a calmarli? Non sentite più adesso aria di rivolta nell'aria? Li sentite più sereni, meno spaventati? Sì, mo sentiamo, no, non ci sono vere e proprie rivolte, ma ci sono delle battitudini di protesta. Esattamente. Battitudini di protesta, non proprio di rivolta, però ci sono molte lettere che ci arrivano, molte telefonate di familiari, ma rivolta vera e propria no.
adesso, fortunatamente. L'abbiamo temuto anche adesso, però facendo i tamponi screening e dividendo i detenuti dai positivi ai negativi, la situazione può sembrare sotto controllo. È Ecco, passato il periodo che potrebbero fare delle cose, dai, è passato. per fortuna, però giustamente anche i detenuti, uno deve dire, devono avere diritto a qualcosa di meglio di quello che hanno, se no anche uno può capire che psicologicamente cedano e si ribellano. Infatti volevo chiederti, tu che conosci bene il carcere, secondo te quali sono, oltre al più ovvio di tutti, quindi il sovraffollamento, le problematiche che adesso rendono difficilmente vivibili i carceri italiani? Cioè, cosa c'è che non funziona nelle carceri italiane? Perché tanti ci parlano di condizioni, a volte anche disumane. Come vedi da questo punto di vista? Tu vedi dei carceri che sono veramente allo sbando come condizioni? Ma guarda Umberto, parliamoci chiaramente. I carceri sono abbandonati dallo Stato. I carceri è l'ultima cosa che le istituzioni possano pensare. C'è sovraffollamento, c'è un problema sanitario enorme, è enorme. C'è la polizia penitenziaria come organico. È al di sotto di quello che dovrebbe essere, ma in tutti i carceri. Mangiare non è che si mangia bene nei carceri. Igiene sanitaria non te ne dico proprio. Io vado nelle celle e si vede che insomma l'igiene sanitaria è che la carè. Per me 2 detenuti su 3 sono malati. Carano malato, sia di testa, sia psicologicamente, sia di queste malattie infettive, credimi, stanno male, è inutile farsi illusioni. Non Sì. si possono contare sulle dita i carceri che si può stare in Italia, pure se vanno tu quanti cinque. Sono delle vere e proprie discariche umane. Tu nelle carceri incontri poveri. Io non ho mai incontrato una persona potente in carcere. Sì. Io ho incontrato solo poveracci, credimi. Io sono andato in una cella l'ultimamente dove c'erano 9 detenuti e ho chiesto: te quanto ti manca? 4 mesi. A te quanto ti manca? 6 mesi. A te quanto ti manca? 8 mesi. Cioè c'erano 5-6 detenuti in questa cella dove erano 9, dove erano alloggiati 9 detenuti. Cioè che gli mancavano pochi mesi. Allora dico io: no, ma questi qua che gli mancano pochi mesi, ma metteteli a casa. Eh Fateli sì, scontare a casa. infatti. Veramente, è giusto che uno che sbaglia deve pagare, va bene così, ma gli ultimi mesi, in un periodo di lockdown, in un periodo di pandemia, me li tenete in carcere, questi comunque, se è un delinquente, tra 6 mesi sta fuori, sarà sempre un delinquente. E che allora vedi tutte queste povertà, povertà assoluta. Povertà assoluta, vedi detenuti. Noi abbiamo organizzato con il Comune di Napoli, io e Ciambriello, 25 pattici abbiamo fatto dare dal Comune di Napoli da consegnare al detenuto ignoto, al detenuto invisibile, perché c'è miseria nelle carceri, c'è povertà. Questa non c'era quando andavo io nei carceri, quando ero un delinquentuccio. Ah, Non esisteva, non era ma così, eh. invece adesso sì, comunque, o vai in una cella di 7 posti, 2 magari hanno la libretta e 5 non ce l'hanno i soldi. È una tragedia, cioè una Quando povertà c'eri tu assoluta. come detenuto, quindi c'era meno povertà, dici? Sì, c'era meno povertà negli anni 80, 85, giravano più soldi. C'era meno povertà, avvocati, no, c'è povertà, ci sono anche gli extracomunitari che non fanno colloqui, non vedono i familiari perché stanno nei loro paesi, dunque, loro sono proprio i primi che non fanno colloqui. Poi ci sono detenuti abbandonati dalle famiglie,
Cioè, magari la gente ti crede che in carcere c'è sta tigre, un leone, un gorilla che mangia, ma credimi, c'è tanta povertà e l'opinione pubblica non è aggiornata di questo, non è, si dovrebbe forse sensibilizzare l'opinione pubblica, Umberto. Eh sì, sono completamente d'accordo. Questa è una delle cose più importanti. Ma ad esempio, ecco, secondo te, tu magari fai anche, non so se ti è capitato negli anni, penso di sì, di andare nelle scuole a parlare. Cos'è che si può fare, soprattutto in una città difficile come Napoli, perché Napoli c'è molta criminalità storicamente, si sa. Cosa si può fare per sia sensibilizzare l'opinione pubblica sui carceri, sia anche provare anche ai ragazzi a dargli modelli, fargli capire cos'è il carcere per provare a dargli modelli che non li facciano poi finire in carcere nella vita? Ma guarda, Umberto, a Napoli si deve prima di tutto mettere radici nei quartieri napoletani, quartieri come i quartieri spagnoli, Forcella, Sant'A, Rione Traiana, Ponticelli, sono i quartieri dove già sono abbandonati dalle istituzioni, quartieri che non hanno centri culturali, non hanno centri sociali. Tu se vai nel carcere di Poggioreale, secondo chiamo, tu non trovi gente del Vomero, non trovi detenuti del Vomero. Non so se conosci Napoli un po', un po' le Solo zone una volta sono stato, lo conosco un pochino, ma non bene. alte. Il Vomero è zona alta di Napoli, per l'amor di Dio, brava gente, non perché devono stare in carcere. È la zona alta di Napoli e non trovi quasi nessuno del Vomero. Cioè, per dirti che trovi sempre quei ragazzi di Forcella, del Rione Sanità, Ponticelli, quartieri spagnoli, è da lì che bisognerebbe cominciare, Sì. nei quartieri a rischio, nei quartieri abbandonati. Ecco, è da lì, bisognerebbe partire da lì esattamente. Poi ti dico la verità, quando un giovane va in carcere per spaccio la prima volta, si becca 2 anni, 2 anni e mezzo, 3 anni di carcere. Entra magari che ha un'età di 21 anni, esce a 24 anni, ma se non si avvia un percorso lavorativo a questo ragazzo, una volta che uscì, comunque quello va spacciato un'altra volta. È vero, eh sì, eh Il sì. sovraffollamento non permette di rieducare i carcerati. I carceri sono un fallimento totale. Io farei i carceri solo per i reati gravi, credimi. Abolire no, i carceri non si possono abolire. Dico la verità, io da ex detenuto non abolirei il carcere, perché ci sono dei reati bruttissimi, dei reati che purtroppo si commettono e sono bruttissimi, tipo pedofilia, stupro e quant'altro. E allora se sento dire tutti fuori, tutti dentro, insomma, ma la maggior parte dei reati che io vedo quando vado, magari furto, tentata rapina, piccolo spaccio, ecco, questi sono reati che si potrebbero aggiustare con le pene alternative, pene lavorative. Sono completamente d'accordo, se sì. Domiciliari o braccialetto elettronico o soprattutto Braccialetti elettronici, lavoro, lavoro socialmente lavoro utile. socialmente utile. Esatto, lavoro socialmente utile come fanno negli Stati Uniti. Cioè, Insegnare anche a magari. una persona a lavorare perché magari sono persone ancora molto giovani che puoi ancora recuperare con. E infatti volevo farti una domanda relativa a questo, l'hai vissuto sicuramente sulla tua pelle e poi lo vedi come garante o come amico di famiglie di detenuti. Nella tua città, Napoli, per una persona che esce dal carcere anche la prima volta, è difficile riuscire a trovare lavoro, a reinserirsi, a farsi accettare? Cioè, ti sembra che una persona sia un po' marchiata e abbia più difficoltà delle altre, oppure gli viene data una possibilità di reinserirsi? Umberto, un po' macchiato no, diciamo che sei macchiato a vita, no? Marcato a vita. Poi ti dico, ti racconto una mia storia sempre sulla mia pelle.
Io, nei miei lunghi anni di carcere, ho fatto un corso di formazione come carpentiere, perché in cella con me c'era un costruttore, tecnico costruttore di palazzi, e parlando, era amico del direttore nel carcere di Velletri. Parlando col direttore, mi disse: dai, fai fare due corsi di formazione a Pietro Ioia, che è come carpentiere, che magari me lo prendo nella mia ditta a lavorare a Modena. Io ho fatto questo corso 6 mesi più 6 mesi, ho preso un diploma da carpentiere, che ho tutt'oggi. E quando sono uscito, sono andato a Modena a trovare questo amico mio, che stava in cella con lui, la prima volta in cella, siamo diventati molti amici, in cella 2 erano a Velletri. Comunque io quando sono andato a Velletri, no, a Velletri, a Modena, per cambiare vita in un lavoro dove io potevo portare mia moglie, i miei figli, avevo un appartamento a Modena, lavoravo un mensile abbastanza bene. Per andarmene proprio dalla mia città, ti dico la verità, perché ecco perché parliamo delle città molto a rischio. Io sono andato a Modena, ho fatto le prove come carpentiere, sono stato bravo, e mi hanno detto pure il ragioniere del cantiere, mi ha detto: bravissimo Pietro, io andavo a nome di quell'ex detenuto che era costruttore. Sono stato molto bravo, però lui mi disse: boh, devi andare a Napoli, devi fare tutti questi documenti, tra cui il documento della fedina penale, dovevo portare il foglio del casellario giudiziario. Sì. Io ho fatto tutti i documenti, dopo 3 giorni sono salito a Modena perché dovevo vedere l'appartamento, il nuovo appartamento. Ma quando sono salito, ho portato i documenti, dopo un po' ho avuto una telefonata dal ragioniere della ditta. E mi ha detto: guarda Pietro, ma tu sei un ex detenuto. Sì, ho detto io, sono un ex detenuto, perché? Ma tu me lo dovevi dire. Vabbè, io ho detto: ma io sono venuto qua per lavorare, non per dire le cose della mia vita privata. Poi non sono più in carcere, sono uscito, sono un uomo libero, voglio lavorare. E lui mi disse: ma guarda, mi dispiace perché noi non assumiamo ex detenuti. Cavolo, e come fa uno a reinserirsi allora? Non si può inserire nelle ditte serie, nelle cose serie, un ex detenuto non si può inserire, è impossibile, non ti puoi inserire. Poi io col tempo ho continuato a lavorare in nero, fino a pochi anni fa qualche lavoretta l'ho fatto in nero, cioè, ma siete voi che mi costringete a lavorare in nero, perché mi date un marchio alle spalle che io purtroppo non mi sentirò più. Un uomo libero, non mi sento più un uomo che mi posso reinserire nella società. Io, per esempio, nella società mi sono inserito con le mie lotte, con le mie battaglie, tutti i giorni pure a carcere per far capire che insomma lì dentro si sta male, si esce male, dal carcere si esce peggio di prima, peggio di come entri. Ecco, questo è quello che ho perso gli anni della mia vita a fare questo. E Questo questo. sì. Ho vinto un premio di Stefano Cucchi dell'associazione, un premio di diritti umani, sai, l'associazione Cucchi dà ogni anno un premio. E ho vinto l'anno scorso il premio all'associazione di Stefano Cucchi per i diritti umani. Grande. Insomma, le lotte pagano. Ho denunciato la cella 0 a Poggio Reale, dove ci sono state 2 volte io spogliato nudo e picchiato negli anni passati. Ma i carceri sono fallimentari, i carceri. È un fallimento, è un fallimento. Ci stanno solo povera gente. Ti prendono e ti sbattono lì. Chi ci può permettere un buon avvocato ci resta poco in carcere. Questa è la giustizia. La vogliamo dire in tutte, è forte con i deboli e debole con le forti. Questo è molto brutto, è vero ed è molto brutto. Anche quello che hai raccontato prima è proprio incostituzionale, perché la Costituzione dice che
la persona, il reo deve poi essere riabilitato e reinserito socialmente, ma se tu non assumi gli ex detenuti, e tantissimi non assumono ex detenuti, quasi tutti, allora un ex detenuto non può lavorare e se non può lavorare cosa fa? Farà di nuovo cose, o lavora in nero oppure farà cose criminali per forza, perché uno deve mangiare, non può suicidarsi. Magari anche famiglia, e quindi tu costringi le persone a delinquere, è una cosa terribile, al posto di reinserirle attraverso il lavoro, e il lavoro è dare il lavoro agli ex detenuti come tutti gli altri. Adesso va bene, in Italia di lavoro ce n'è poco, però è fondamentale per poterli, ed è anche meglio per la società, perché più tu dai lavoro a queste persone, meno loro infrangono la legge e meno criminali ci sono, meno carcerati. Ma la gente sembra non capirlo e non vuole dare una seconda possibilità alle persone. Sembra che tu hai sbagliato una volta, magari per una stupidaggine, e come dici tu, sei marchiato a vita, e questo è terribile. È Terribile, terribile. terribile. Tra l'altro, qui c'è un ragazzo online, penso sia un tuo amico che sta anche promuovendo la sua pagina. Si chiama Salvatore Russo, che ha scritto: Pietro racconta l'episodio del giubbino, del giubbotto. Salvatore Russo, come diceva, è un ragazzo che ho conosciuto in carcere, ho fatto una visita ispettiva, l'ho conosciuto in carcere e poi mo sta agli arresti domiciliari. No, è niente. Stavo visitando col giornale e ho visto un detenuto in pigiama, ma mi sa che era pure straniero, era un arabo. Stava in pigiama e io gli ho detto, faceva freddo, e io gli ho detto, scusa, perché stai in pigiama con questo freddo? Ma stavano nei corridoi, perché erano le celle aperte. Gli ho domandato perché stavo in pigiama, perché lui mi ha detto, io non ho panni, non ho niente. Allora io mi sono tolto, avevo un cappotto addosso io, un bel cippotto, bello caldo, me lo sono tolto e glielo volevo dare, ho chiesto all'ispettore, glielo posso dare, non ha niente, non ha panni, e l'ispettore mi ha detto no, non si può, non si può. Vabbè, l'ispettore per cucire il cappotto, glielo diamo, questo sta, no, signor Ioia, non si può, non si può, non si può. Ecco, per farti dire che questo è il carcere. È bruttissimo, perché così anche ti tolgono ogni tipo di solidarietà. Qua Fabrizio Maiello ha detto una frase molto bella alla sua diretta, ha detto che il carcere ha questo potere quasi magico di trasformare in breve tempo il carnefice in una vittima, farlo sentire vittima. Perché tu, se subisci cose così disumanizzanti, anche se tu hai sbagliato e magari dici dentro di te, dici ok, mi merito di essere punito perché ho sbagliato, ma se ti tolgono così tanto soprusi, disumanità, se vedi che lo Stato anche lui delinque nel punirti, anche lui infrange le regole, allora poi tu odierai lo Stato, sarai solo pieno di rabbia, ti sentirai tu la vittima, e così non se ne esce più, cioè. Veramente hai detto bene, non se ne esce più, perché mo da un detenuto quando entra in carcere si aspetta magari delle cose normali, ma tu pensi, tu vai nelle carceri italiane, no? E non esiste, ti dovrebbero dare un plico, ti dovrebbero dare un foglio di come ti devi comportare nelle carceri, ma nemmeno questo ci sta, non esiste questo nelle carceri napoletane, anche italiane, non esiste. Io sono stato in un carcere spagnolo, dove prima di entrare ti visitavano 7 psicologi, 3 psichiatri, poi ti davano un manuale per dire come ti dovevi comportare. Cioè, io non l'ho dimenticato più. Tutto questo in Italia non esiste, cioè non ci sono psicologi, non ci sono psichiatri, educatori, mancano, cioè manca di tutto. In un carcere, a me mi chiamano detenuti, familiari dei detenuti che aspettano di avere la liberazione anticipata per uscire e ritardano a mandarci, cioè per persone che devono uscire. Oh, l'altro giorno mi ha chiamato una signora che il figlio è stato scarcerato agli arresti domiciliari con il braccialetto, è già stata 15 giorni in carcere, aspettare il braccialetto. Cavolo. Cioè, ma è incredibile, Incredibile. se ne sentono e se ne vedono di tutti colori.
nelle nostre carceri. Perciò è fallimento, fanno acqua da tutte le parti, Il discorso della i carceri. violenza com'è? Tu mi hai parlato anche di violenza, di botte, però anni fa. Adesso tu la trovi l'espressione della violenza? Si trova violenza? C'è troppa violenza nelle carceri? Ce n'è di meno rispetto a anni fa? Ma guarda, la violenza non è mai diminuita. La violenza nelle carceri è un'abitudine. C'è sempre stata ed esisterà sempre. Noi abbiamo i casi di Santa Maria Capua Sì. Vetere, abbiamo i casi di Viterbo, i casi di Modena. Purtroppo io ti dico una cosa, io, è un anno che sono, proprio a dicembre, è un anno che ho fatto, che sono garante. Non ho incontrato nessun detenuto che nelle carceri, almeno io, oppure un familiare che mi ha detto: Pirra, vai nel carcere di Poggioreale, giù alle celle, oppure Secondigliano, giù alle celle, perché c'è un detenuto riempito di mia, hanno riempito di botte il mio figlio. Quando ero attivista io le avevo queste notizie da familiare, da quando sono diventato garante no. Perché secondo me adesso il potere di andare a vedere giù nel decennio e dire al detenuto chi ti ha fatto. E vi dico la verità, un anno intero non ho avuto nessuno, fortunatamente, di queste notizie di violenze, però le violenze ci stanno. Purtroppo è la mentalità della polizia penitenziaria. Non tutti, specifichiamo, non tutti. Sì. Fortunatamente sono delle piccole cricche. Che purtroppo hanno la mentalità della squadretta. Ok, Mario, collega Giacomino, Francesco, si fa squadretta. Quando montiamo noi qui sopra, nessuno deve fiatare, comandiamo noi. Ecco, e allora pigliano con quella divisa si mettono il potere, oltre alla divisa si mettono pure il potere di poter picchiare altri esseri umani addosso. Questo è. C'è la mentalità della squadretta, questo dovrebbe scomparire dalle carceri. Viene da chiederci una cosa. Tu hai descritto questa realtà, purtroppo come la descrivono tutti, così disastrosa, così anche che ti riempie di odio, comunque in cui è difficile. A te, dopo tutti quegli anni, cos'è che ti è scattato dentro da farti cambiare vita, nonostante, cioè, il carcere, come tu ci spieghi, non riesce veramente a riabilitare, a reinserire le persone, ma ti è scattato qualcosa? Cos'è stato? Ma a me è scattata la rabbia di non dare più i miei anni di non strappare più i miei anni della mia vita e darcelo alle carceri. Questo è scattato in me. Ho avuto una famiglia che mi è stata sempre vicina. Ho avuto una moglie e dei figli che mi hanno sempre seguito. E quando i figli si sono fatto grandi, loro i miei figli, perché io ho visto crescere nei colloqui, cioè i miei figli, mi ha detto, specialmente la mia prima figlia, che adesso ha 40 anni, mi ha detto: Papà, io sono grande, basta, mi sono pure fidanzato, mi voglio sposare con il mio fidanzato, tu quando esci basta, devi cambiare vita. Cioè la famiglia è importante per il detenuto, è molto importante. E poi è scattato quel fatto, vedi, io per esempio potevo un'altra volta ritornare sui miei passi, quando sono andato a Modena non mi hanno accettato in un lavoro onesto, perché è Esatto, un ex. Io potevo ritornare sui miei passi, potevo prendere i miei contatti colombiani, potevo un'altra volta iniziare, ma io non l'ho fatto. Ho resistito, sono andato a Napoli e ho aperto un'associazione che si chiama attualmente oggi, che ce l'ho da 17 anni, ex donne, ex detenuti organizzati napoletani, che si batte per il reinserimento dei detenuti, per i diritti dei detenuti e contro le violenze contro i detenuti. Sei stato molto forte perché magari tanti Sì. altri, dopo la delusione di Modena, uno deluso richiama i suoi contatti, verrebbe Anche perché che normale. fiducia può avere nello Stato se prima subisce abusi in carcere e dopo gli Eh viene sì. negato il lavoro? Invece tu sei stato forte e hai scelto di aiutare, di metterti al servizio. E questo Umberto, ma se è. non ero, Umberto, se non ero un uomo forte non arriverei, non sarei mai arrivato dove sono arrivato adesso. Che vado nei carceri, vado a visitare, parlo, discuto, se una cosa non mi piace lo dico, con chiunque, chi è, politici, comandanti, direttori,
se fanno le cose bene, ben vengano, ma se fanno le cose male, no. Sì. Io li contrasto. E questo è veramente ammirevole, cioè veramente c'è cioè proprio da stimarti perché tu hai trovato sia una forza ma anche una giustizia dentro di te, una voglia di aiutare il prossimo. Questo è il vero bene. L'hai trovato veramente, sei diventato proprio un esempio per tutti. Io oggi attualmente raccolgo generi di prima necessità per il carcere, specialmente Poggio Reale, perché Poggio Reale sappiamo 2.000 detenuti, a volte ne fanno più di 2.000, insomma, di poveracci ce ne sono di più. E grazie alla popolazione napoletana raccolgo spazzolini per edifici, shampoo, disinfettante, sedie a rotelle per i detenuti ammalati, pannoloni per i detenuti ammalati. È posto nel carcere, anche perché grazie a un nuovo direttore che me l'ha permesso, ma tu se venivi 10 anni fa, 15 anni fa nel carcere di Poggio Reale, non usciva una mosca e non entrava una mosca, se non erano esseri umani arrestati, ma non usciva e non entrava niente. Mo è un carcere un po' più aperto, più che si può dialogare, mo, sia a me sia a loro conviene dialogare, parlarci, perché ti dico la verità, comunque se si mettono contro di me, si mettono contro un guerriere, mi metto la fascia in fronte e picchia malamente con i giornali, con la stampa, perché per me i carceri devono essere trasparenti, se succede una cosa bisogna dirla, non Sì. tenerla nascosta, perché stiamo parlando di esseri umani. No animali, esseri umani, tutti rispetto per gli animali. E Sì. allora se succede una cosa bisogna farla sapere, dirla. Cioè tu prima della Poggio Reale, no? Ti faccio un esempio, da molte persone, io ho conosciuto una signora che mi ha raccontato che era vera, andava a colloquio, bello e buono, presentava i documenti e la guardia diceva no signore, lei non lo può fare il colloquio. E perché non lo posso fare? Perché suo marito è morto 2 giorni fa, si Ah, prende i documenti. così. Cioè, una cosa incredibile. Non era stata avvisata, non. No, niente. E su questo abbiamo dibattuto molto ieri, professor Ciampiero, che i familiari, anche se vai in ospedale a farsi un'operazione, devono essere avvisati. Sì. Certo. Ma perché È un detenuto è disumano non avvisarli. è così succedeva a Poggio Reale, così. Tu lo venivi a sapere il giorno del colloquio. Anche Ebbene, io perché c'è da domando. dire che spesso in questo modo, cioè già finisce che è come se anche i familiari dei detenuti fossero pure loro a scontare una pena, pure loro condannati a una pena. Sì, sicuramente, ma tu vedi i familiari che dalle 7 del mattino vanno a fare un colloquio e escono alle 4, alle 5 del pomeriggio. Cioè, il familiare non ha commesso nessun reato per subire queste cose. Sì. Certo, i familiari, non solo i detenuti, ma anche i familiari, queste le conseguenze del fallimento del carcere. Ecco, se tu conosci uno che dice, ma quando mai nelle carceri? Si sta bene, non è vero niente, perché qui parlano di carceri troppe persone che non sanno niente di carcere. Sì. Questo è il problema. Non sanno niente di carcere. Mo, su 10 detenuti, 8 sono poveracci e 2 magari hanno qualcosa che possono farsi una detenzione tranquilla, possono pagarsi un avvocato, ma il 7-8 del restante dei detenuti sono il 70-80%. Sono dei poveracci, tutti poveracci. Sì. No, è proprio vero. E guarda, per chiudere ti chiedo come ultima domanda, tu che cosa, se volessi lanciare un messaggio a un giovane di Napoli, della tua città, un giovane oggi, per
per metterlo in guardia dalla vita che poi porta a finire in carcere e per un po' fargli capire co cos'è veramente questa cosa, che magari uno all'inizio, quando ha 16-17 anni, nasce in certi quartieri, gli sembra normale andare a rubare, pensa già quasi sì, finirò in carcere, ma non capisce veramente forse certe cose. Cosa diresti a un giovane tu? Ultimamente sono andato nel carcere di Secondigliano a trovare due ragazzi che avevano sparato in un posto di polizia, Sì. carabinieri esattamente. Avevano sparato boom boom perché insomma, avevano ammazzato un loro amico, un carabiniere, il fatto di Santa Lucia, che è successo quasi 7-8 mesi fa. Ma io sono andato a trovare questi due ragazzi nel carcere di Secondigliano. Ma avevano più o meno 19-20 anni, proprio giovanissimi. Ma cioè, io gli ho detto, no, ma a tutti e due, ma vi rendete conto di quello che avete fatto? Voi siete stati a un comando della polizia, avete sparato contro i carabinieri, cioè nel comando, ma vi rendete conto che avete fatto? Cioè, voi ragazzi dei quartieri spagnoli, ti dico la verità, si sono messi a piangere tutti e due, erano pentitissimi di quello che hanno fatto, erano pentiti al massimo. Sì. Io direi ai miei ragazzi napoletani di guardare un po' la mia storia, quello che ho passato io e quello che sono diventato io, ma non farsi fregare dal Rolex, dalla ricchezza, dal paio di scarpe bene. Queste cose non è tutto oro che luccica. Pure io sono stato, quando ero narcotrafficante, guadagnavo soldi, giravo il mondo, i Colombi, l'Italia, andavo, venivo in Spagna, però alla fine io mi sento meglio adesso che sono un poveraccio che quando guadagnavo milioni e milioni di lire italiane. Io direi di non farsi luccicare dal Rolex e dai soldi facili. Non dare la loro vita alle carceri, ma dare la loro vita alla propria famiglia, alla fidanzata, e magari di trovarsi un lavoro e di non sporcarsi la fedina penale, perché è tragico Sì. quando si è sporchi come fedina penale. Hai ragione, hai ragione. No, proprio questo è il messaggio importante, perché forse anche perché uno guarda certe serie televisive adesso, Gomorra, Romanzo Criminale, c'è un po' il mito che tanti ragazzi possono avere di questa vita da narcotrafficante, che può sembrare molto avventurosa, molto emozionante, con poi soldi facili, donne, avventure. E può sembrare attraente, può sembrare figo, però poi in realtà stai regalando la tua vita al carcere. Il problema è quello. Sì. Regalando la tua vita a uno Stato che ti chiude dentro e non ti fa vedere gli affetti familiari, né gli affetti familiari, i figli della moglie, la famiglia, quelli sono i veri affetti, ma non altre cose, Rolex, lucidia, dei soldi, droga e tutta roba che porta a mala strada, galera, o si va in galera con questa strada o Eh si muore prima. sì. E comunque non dà quello la felicità, perché penso che la felicità la danno una moglie, un figlio, una figlia. Questa è la vera felicità, la famiglia. La Non famiglia. c'è più felicità della famiglia. Tra Io l'altro tu, se non ripeto, sbaglio, sei nonno già, hai dei nipoti o... Umberto, io non mi sono goduto i miei figli, te l'ho detto, l'ho visto sì. crescere sui pavimenti delle carceri, perché poi mi hanno fatto girare tanti carceri, perché io ero un attivista già dentro al carcere, quando una cosa non è andata, e allora io organizzavo per fare delle proteste. E mi trasferivano. Allora i miei figli l'ho visto quando venivano, quella volta che potevano venire, perché mia moglie veniva sempre. L'ho visto crescere così. Allora io non ho avuto i miei figli come bambini piccolini, neonati. E questa gioia la sto provando con i miei nipoti. Con i Bello. miei nipoti. Io tra l'altro qua c'è Fabrizio Maiello che mi dice di salutarti, anche se ti ha sentito oggi, dice di salutarti e dice anche, ha scritto
che si collega al fatto, tu hai detto ero un attivista anche dentro, e infatti Fabrizio ha scritto: quelli che si sentono uomini forti come Pietro e come ho fatto anch'io, dentro le carceri non calpestano mai chi è più debole e indifeso, ma gli tendono una mano per farlo rialzare. Giusto, È è vero, vero. sì, ma Maurizio è un altro grande, Sì. Maurizio è un altro grande, se io sono grande lui pure non è da me, non è da me, è un altro esempio da seguire Maurizio, Fabrizio, Fabrizio, sì. sì, è veramente un bellissimo esempio, io l'ho portato a Napoli a Piazza Dante, in una manifestazione si sono innamorati tutti di lui. Si sono innamorati tutti della sua storia, bellissima. Sono storie da raccontare, vere storie da raccontare. Io ho fatto due, tre documentari sulla mia vita. Poi ne stavo facendo un altro abbastanza che girava quasi tutta l'Europa, però l'abbiamo dovuto fermare per il lockdown. Ma Però questo è interessante, questi documentari sulla tua vita si possono vedere, trovare su YouTube o su internet? ne ho fatto uno su, eravamo 12 ex detenuti che abbiamo raccontato tutti quanti le nostre storie. Lo presentava Roberto Saviano, li presentava. Dovrebbe uscire mo, in questi giorni. Dovrebbe uscire. L'abbiamo fatto 3 mesi fa, 4 mesi fa. E hai fatto anche un libro, tu? Sì, ho scritto un libro, c'è la zero, un libro autobiografico sulla mia vita carceraria. Che Di si trova come. nelle librerie, è già uscito. Sì, Amazon nelle librerie, lo puoi ordinare e te lo porto. Ne ho venduto un sacco, a migliaia ne ho venduto. Ho vinto pure il premio come libro, il premio della legalità, Talenti Vesuviani. Lo presentò a Perfetto. una fiera del libro, boom, boom, il giorno dopo già mi chiamarono e hai vinto. Subito ho vinto un premio. Sono È un bel libro, è un soddisfazioni. bel libro, te lo leggi, è un bel libro. Lo leggerò, lo leggeremo. Infatti, lo voglio consigliare a tutte le tante persone che ci hanno seguito, che devo dire, questa sera ci stanno seguendo in tantissimi. È capitato veramente soltanto in più di un mese di dirette quotidiane, soltanto con Fabrizio Maiello. È capitato di essere seguiti come te questa sera, una valanga di persone, perché questo fa capire la stima che c'è nei tuoi confronti, perché io poi vedo che il mondo dei detenuti e dei loro familiari ti adora, ha con te appunto un rapporto speciale, per te un rispetto speciale. Sì, mi vedono come un zio del loro detenuto per quando si tratta di un figlio e mi vedono un fratello quando si tratta dei mariti delle famiglie. Mi vedono Sì. come uno di famiglia, insomma. Esatto, non Mi sentono la chiamano. distanza che c'è magari con altri garanti più. Ti sentono uno come loro, sì. E Esattamente, Umberto, così, uno come loro, mi sento. Mi questo è chiamano a tutte le cose. importante. È importante, ti rende speciale, appunto, un garante di strada, un uomo di cuore che può capire, che può capire quello che magari altri non riescono a capire. Tu pensi, poi ho avuto questa intervista, no? Da Laura Capon, l'inviata di Lucia Annunziata, che andrà domenica in onda. Ma mentre loro stavano qua a Napoli, a me mi chiamavano, Pietro, c'è una lettera per te, la vuoi venire a prendere? E io con loro sono andato a prendere una lettera a Forcella, quartiere Forcella, e una lettera a Scampia, di una signora che abita nelle Vele. Cioè, se posso, vado io da loro a prendere le lettere dei detenuti. Lettere indirizzate a me e a Ciambino, perché comunque sono povera gente, stiamo parlando di povera gente. Sì. Allora io mi metto col motorino e me li vado a prendere. Se posso fare qualcosa lo faccio, se posso con tutto il cuore. Grande. Allora, grazie tantissimo, grazie Piero per tutto quello che fai. Bello, Fabrizio scrive: sei il Maradona dei garanti per i detenuti. È vero, sei proprio grande. Ti ringraziamo anche tanto di averci concesso un'ora del tuo tempo, che sappiamo essere molto prezioso, proprio perché sei ore 24 a disposizione di chi ha veramente bisogno di te. E quindi grazie, grazie, un grandissimo abbraccio.
E un caro saluto a tutti quelli che hanno seguito la diretta, tra cui vari tuoi amici che hanno scritto e ti salutano. Grazie Piero, ciao a tutti. Grazie, grazie Pietro, un abbraccio. grazie a voi ragazzi, un bacione, vi voglio Vi bene. voglio bene, Grazie. ciao. Ciao, ciao. Ciao Pietro, un abbraccio.